Welcome back, ragazzi. Io soffro tantissimo perché so che, nonostante sia una blind run che condivido completamente con voi, vedrò ogni vostro commento in ritardo. E io so già che, mamma mia, vorrei potervi rispondere in tempo reale, ma anche se non sarà così, non vedo l'ora di sapere ogni vostro pensiero, che probabilmente sarà un sei una sega. Chapeau. Anzi, touché. Parliamo. You again? Mi rendo conto che devo guadagnarmi bene il nomignolo di maestro che mi date. Drat. You're worse than my reckless daughter. Don't spend your whole life in transit, you hear? You'll need souls to repair and Immagino. improve equipment. I know only of smithing, but souls have many other uses as well. Don't waste your souls on useless trinkets. Think before you spend. È saggio, chissà cosa è successo a sua figlia. Equipment can be strengthened with rare ore stone, but such Immaginavo. ore stone won't come easily. My girl knows her stones, Ah, invece but no. she's always out Niente di prancing male. about. Semplicemente lo ha lasciato da solo. Now, there's a time for travels, but you can't wander the world forever. Even you must have someone waiting back home. C'è da pensarci. E sono tutte scelte di roleplay, probabilmente. Drat, don't spend your Ok, people these days. allora, abbiamo scelto una strada. Non ho intenzione di abbandonarla. No, scusami. Seek the king, Scusa? lest this land No, no, swallow you no, whole. no. Che maleducati, eh? Sapete che vi dico? Dove si trovava la pietra del vincitore? Lassù. Non ho ancora idea di cosa sia quel patto, però dici di affrontare sfide più grandi. Io per un po' penso che nei prossimi livelli che faremo, livellerò stamina, ok? Perché è quella che mi frega. A pensarci è quella che mi ha fatto morire molte volte. Sono pronto. Ah. Non è che la Compagnia dei Campioni è online? Vabbè, io spero che quando apriranno i server la mia linea funzionerà. Vedremo, io mi unisco. Wow. Tavoletta dei Campioni, hai stretto un patto. Ok, Tavoletta dei Campioni, spero che mi dica qualcosa. Oggetto per il gioco online. Ok, è una classifica, una ladder. Vedremo per cosa. Vedremo, eh. Io intanto comunque sono ben felice di averne fatto parte. Ora andiamo. So che si vede che sono stanco, ma faccio del mio meglio per resistere. Allora. Ok, ora proviamo a fare il motto basta cazzate. Avventurieri a Drang Lake. Non arrendiamoci e non diventiamo vuoti. No one wants to see you go hollow. Caro Andrei, mi chiedo se è morto di vecchiaia o era immortale. Dipende da come lo vogliamo interpretare. Ma no, no, non speculiamo su Andrei, per favore, non è né il luogo né il momento. Accanto agli HP è apparso il simbolo della nostra Covenant, quindi tutti quei dubbi su cosa fosse quel logo, ora li ho almeno per me sfatati, perché li avevo. Allora,
Ok. Oh, giusto. Me ne sono reso conto troppo tardi. È a una mano l'attacco fendente così, spazzata. Mentre in Dark Souls 1 era quando avevi l'arma a due mani. Mi sono fatto fregare dai ricordi. Allora, abbiamo qualche altra pietra? Assolutamente no. La benedizione divina la userò solo se qualcosa di terribile ci avvelena male e non abbiamo modo di sanarcene. Allora, qui i soliti... infatti. Ah, il basta cazzate non l'avevamo deciso di... Ho uno scudo, perché non lo uso? Perché fa schifo, ecco perché non lo uso. C'è anche un certo delay fra gli attacchi, eh? Che c'era anche nel primo, ma qui è diverso. Vedete? Andiamo in stunlock. Abbiamo poco equilibrio, sta cosa non la sopporto. Quando subiamo un colpo non posso alzare lo scudo perché sono in stunlock. E non si fa, non si fa. Sì, uno potrebbe anche far così, ma essendo lontano dal mio stile, ascia da fanteria. Attacco in corsa. Dovrò, giustamente, come un bravo giocatore dovrebbe saper fare, adattarmi. Oh. Ah, ma voglio vedere se adesso che è un nuovo episodio, per qualche ragione, riaccade quell'evento. Allora, vediamo. Non ci ha neanche sentito. Carina. Ciao. Ah. Ah. Ok. Forse non devo eliminare la vedetta? Io non lo so, Mannaggia. Probabilmente abbiamo perso un piccolo evento. Maledizione. Quello era uno scontro che avrei voluto combattere. Se faccio così? No, ok. Ops. In questi casi era persino più comodo usare cerchio per abitudine. Ok. Allora, adesso è mia intenzione di scendere immediatamente. No, acqua profonda. Allora. Vedete, in Dark Souls 1 mi sarei buttato in mischia. Qui non posso. Non posso perché, oltre all'equilibrio veramente infimo, ci sono altri, mille altri problemi. Ok. Inoltre, il suo scudo ci riflette l'arma perché non è abbastanza pesante, quindi non possiamo rompergli la guardia. Mica... Sono sciocche queste sfide. Sono pensate molto bene. Opla. Forse avremo modo di vendere questi oggetti a qualcuno. A me questi arcieri che fanno headshot con tale semplicità mi stordiscono. Abbiamo già finito l'Estus. Siamo dei polli. Sono, scusate. Sono un pollo. Ok. Siamo tornati. Alla grotta. E devo usare un Estus. Perché se mi arriva un masso in faccia e non ho modo di schivarlo, magari. Non è successo. Vabbè, tu sei un inutile. Mi dispiace quasi eliminare questi esseri vuoti perché non hanno fatto niente. Era un modo per salvarsi questo, eh? E tu sei un NPC? Oh, I'm sorry. I was just daydreaming, I think. My name is Kale.
I'm a traveler like yourself. I'm navigating the continent to create a map. Io ce l'ho. Why cartography, you ask? Perché? Well, that's a good question. When I first came to this forsaken land, it was a curse? Something about a curse. Accidenti. How embarrassing. I seem to have lost my focus. But I do know one thing for certain. I have always been very fond of maps. Maledizione. I came to this land some time ago. Dranglik, the Lost Kingdom. It sounded so romantic. Have you seen Majula? Oh, there's a rather spacious mansion there. I've made it my temporary home. Well, as something of a squatter, I'm afraid. Inside the mansion, I found a strange map, like none I'd ever seen. I believe that it's a map of Dranglik. Now I'm traveling the land to prove it. Yes, yes, that's it. Pensando quello che penso io. Wait, no, that wasn't it. Then what? I don't seem to recall. Were you looking for that map? Wonderful. Then you are fascinated by maps, just like me. Shame on you. You should have told me before. Here, take this. Ah. A key to the mansion. Fermi tutti. Uno. Questo è forse uno dei dialoghi più affascinanti. Uno dei dialoghi più affascinanti fino ad ora. Sicuro. Due, errori di traduzione. Non è stavi guardando quella mappa, è ah, quindi stai cercando anche tu questa mappa. Inoltre, dialogare dà dei doni, vedo. È una cosa molto affascinante. Premiare per l'esplorazione a livelli proprio alti. Incredibile, really, isn't it? Such a map. Cesellata nella pietra? Cesellata, dico. Oh, but one thing. I would not venture deep into the mansion. No, I can't be certain, but I've heard disturbing noises. Something about it feels wrong. Just be careful, please. Guardate quante strade, provate a immaginare quante strade di esplorazione abbiamo adesso. I'll be back in Majula soon. Perhaps we will meet again and discuss maps at our leisure. I'll be back. Sapete perché è uno dei più interessanti? Sta diventando vuoto. Il suo obiettivo, qui il suo motivo d'essere era forse il ricreare questa mappa, ma era il motivo successivo alla sua venuta. Si è dimenticato quello originale. E noi? Sabaku. Qual era il suo obiettivo? Voglio trovarlo. Non ho costruito questo PG, non è nato con un obiettivo. Quello è il genere di cose che faccio con i secondi o terzi PG. Il primo scrive la sua strada. Erba ambrata mi pare fosse qualcosa che abbiamo già ottenuto. E sì, è quella per gli incantesimi. Pardon. Ok, lui tornerà a Majula e ci ha dato qualcosa di interessante. La trappola non si è attivata. Indagherò un giorno sul perché. Adesso invece
Proseguiamo. Questa è decisamente una vecchia roccaforte ed è pazzescamente bella. Opla, ah, madonna. Opla, mazza Mike. 2 su 2. 2 su 2. Un campione. Sei un campione. Ok. Bello che usare l'osso del ritorno crei il fumo della cenere. Ossa di non morto, cenere. Allora. Ho notato anche un'altra cosa. Essendoci meno boss, almeno in questa prima run mi sembra che siano distanti fra di loro. Poi probabilmente sono percorsi che un giorno faremo così. Beh, rende anche più difficile accumulare anime. Livellare è più laborioso. Allora, adesso... Ah, pazzesco, vedi? Teletrasportarti al falò non ti fa sedere al falò. Sapete che questa è una cosa più comoda di quello che sembra? Non è una scomodità, perché permette anche di evitare alcuni meccanismi che potrebbero essere scomodi. Allora... Sono tornato al falò perché tanto la strada da percorrere era completamente un'altra. 3 Estus non fanno mai male e si può sempre provare a dire scriviamo un quaderno nuovo. Niente più cazzate. Vabbè, quello si ci si prova sempre a farlo. Ok, piano piano però i moveset uno li impara. Ok. Buttarsi qui sotto per esperienza personale in Dark Souls 1? Immediatamente. In Dark Souls 2? No, perché... Probabilmente lo avete detto anche ad alta voce voi stessi. I danni da caduta sono ridicoli. Sono altissimi. E non mi farò fregare stavolta da te, ragazzone mio. Oh, mazza, ragazzi. Ok. Ho una gran voglia di depositare buona parte di questi oggetti. Ora, il tipo che mi ha aggrato arriverà. Però intanto noi... Andiamo. Niente. Ok. Opla. Dietro? Nessuno. Perfetto. Non ho frecce. Coltello da lancio. 1. 2. Vorrei quasi fare l'attacco in salto perché sono sicuro che si può fare, però bel errore. Ok, e ora il tuo amico. Questa sono sicuro che potrei fare un parry anche abbastanza facilmente, ma vabbè. Oh, che pollo. Che pollo. Vedete? La stamina è talmente importante che ci fai tutto il combattimento. Sembra che qui lo scontro in Dark Souls sia mantieni la tua stamina abbastanza alta per poter agire. Che mi sta perfettamente a genio, non dico di no. Non sono mai sopravvissuto una volta in questo luogo. Adesso invece sarebbe bello mettere delle trappole, Ah, possono essere uccisi dalle trappole. Come ai vecchi tempi. Per un attimo ho pensato che mi stesse facendo un'azione contestuale. Porca miseria, ma vi rendete conto di... È allucinante! Che vergogna sono! Ogni volta muoio qui! No, sta cosa non è accettabile. Wow. Fanno male... Pazzesco. E sono in 4, cioè evidentemente la soluzione è ucciderli con una trappola. Ma come? Si svegliano prima che io entri? O forse sono davvero troppo debole io, perché è bastato un colpo per staggerarmi e togliermi 2/3 degli HP. È vero che sono un po' vuoto, però... Wow.
beh, è tosta così, eh. Allora, a questo punto voglio vedere che succede se corriamo. Ok, vediamo. Succede sempre la solita stronzata, che io mi dimentico di stare attento. Ok. Allora, quante volte avete visto quest'area? Guarda, mi dispiace, ragazzi. Ah, quello non ci ha inseguito oltre. E tu invece di becchi un backstab. Ah, guarda che follia. Punitivo, punitivo al massimo Dark Souls 2. Assolutamente giusto. Guarda che follia. Becca di questo. Beccati questo. Ah, aggrato per l'esplosione. Carino. Allora, quanti di voi mi stanno ancora seguendo per l'ennesima volta che affronto questo luogo? Non ho corso proprio come volevo, lo ammetto. Alla fine ci sono cascato. E giù. Vedete, è una follia. La mia ignoranza nei confronti di queste meccaniche è ingiustificata. Sapete, il fatto è questo. I moveset adesso reagiscono anche a... C'è qualcosa che non conosco. Il moveset reagisce in maniera diversa quando colpisce un avversario. Non è sempre lo stesso. A un certo punto cercava di fare un attacco diverso, forse per la quantità di stamina che avevo, che mi rompe la tattica, mi spezza la concentrazione, perché rimango bloccato e loro mi colpiscono. Perché i nemici, a differenza nostra, hanno combo di tre. Scusate, di più di qua, di tre colpi, quattro ho visto anche. Allora, vediamo un po', Mettete caso che io faccia questo. O questo. Niente. Volevo attirarli tutti sulla linea di tiro. Ma... E allora li freghiamo così. Ragazzi, ognuno ha la sua tattica, no? Quindi dobbiamo fare gli stronzi. Siete esseri vuoti, ma le scale le sapete salire. No, non sapete farlo. E io se mi butto muoio, sicuro come l'aria. Ok. Se fossimo in live qualcuno mi direbbe... Cioè, siamo in live, ma se fossimo in stream qualcuno mi direbbe... Buttati, buttati. Mi butto. Non era un attacco in salto quello, non capisco... Forse non si può fare più a due mani. Siamo troppo avanzati nella serie per non saper fare attacchi in salto, eh. Provo a non dare. Provo a dare solo R1 come attacco, eh. Forse perché davo un altro input mi muovevo? È diventato così sensibile? Buono a sapersi. Lo so che ti eri rimasto dentro, che non t'ho sentito. Questo è quello che mi ha sempre fottuto. Mamma mia, come godo.
Ah, freccia dell'anima migliorata, un incantesimo. Grande anima di non morto. Scudo blu di legno. Il legno non mi ispira molta fiducia, però. Ok. Ottimo. Inferiore agli scudi di metallo in termini di stabilità, ma facile da utilizzare e così leggero da richiedere pochissima forza per impugnarlo. Va benissimo, è una versione leggermente migliorata del nostro. Piuttosto logoro anche, eh. Proviamo a fare gli ignorri, ragazzi. Non ho coltelli da lancio. Non ho frecce. Non ho frecce, no? Quindi... Che pezzi di merda, sono ovunque. Ok, mi avvicino. Ed è tutto esplosivo. Non ho dubbi che sia tutto esplosivo. Guardate che roba. Ce la faremo? No, non ha... dovremmo farlo arrabbiare, non conviene. Volevo attirarlo contro le balliste, ma... Per ora è meglio non rischiare, è meglio raggiungere un altro falò. Altro falò che potrebbe trovarsi... non troppo lontano. Questo è terribilmente inquietante. È una cosa che non ha niente a che fare con Lordran. Pietra di Pharos. Non può essere. Scusate, sto per fare una cazzata. Ah, ok. Mi sembrava di colore diverso, ho detto forse un muro invisibile, ma... Allora, scusate. Cazzo! E ho sentito delle voci. Siamo morti come dei cani. Prima ancora di raggiungere un falò. È una sfida veramente ardua a proseguire. Anche perché sto cercando di godermela in un certo modo. Voglio viverla, non mi va di fare finta che siano dei livelli e fare step. A costo di risultare probabilmente logorroico e noioso nel ripetere sempre le stesse aree, ragazzi. Se fossi da solo... avrei i capelli dritti e sarei carico come una bestia. Lo sono, ma mi preoccupa molto che voi vi annoiate. Però, in realtà, il mio dubbio è... avevo sentito parlare del fatto che ci fosse una statistica in Dark Souls 2 che era il disattivare trappole. Non l'ho vista. Non l'ho vista per niente. Forse devo leggere meglio. Probabilmente il modo di disattivare le trappole c'è. Ci deve essere. Non può mancare. O meglio, certo che può mancare. Però Dark Souls è punitivo, ma non disonesto. Quindi a me è sfuggito qualcosa. Sapevo che sarebbe successo prima o poi. Ma mi sarebbe piaciuto fregarli. E invece... vedete come funziona Dark Souls 2? È diverso dal primo, eh? Nel primo non c'era bisogno di fare questo. Di stare così attenti ai moveset. E tu non scendi manco se ti imploro, vero? No. Allora noi faremo così. Ma che cazzo? Ma perché? Basta un colpo di qualunque cosa e vengo stalloccato fino a che non vengo ucciso. Il controller lo potrei posare e metterlo altrove.
Questa è tutta colpa della mia armor. Mi impedisce di proseguire con la sicurezza di poter prendere una pugnalata. Pazzesco. Siamo totalmente in balia degli Stunlock. Non ho ancora provato a fare il toggle escape. È un vecchio tecnicismo del primo, ma non ha senso. Semplicemente viene punito molto di più il rushing attraverso le aree. Il problema è che chiaramente se io avessi un'armatura pesante potrei farlo quanto mi pare. Allora, mamma mia, la poca stamina, avete visto quanto mette in pericolo? Allora, io stavo facendo un po' di rushing, in realtà, proprio per salvarvi dal rivedere questa salita per l'ennesima volta, ma vabbè. Siamo qui. Quanto pare ci tocca. Continuano a dropparci cose che possediamo ormai, eh? È una cosa carina. Dallo il terzo colpo. Che sono stronzo due volte io. Gemma vitale. Attacco in rotolata. Allora, il fatto che noi stiamo in realtà, una volta presa una certa consapevolezza, proseguendo così velocemente attraverso un'area che conosciamo, fa capire quanto lo spirito onesto di Dark Souls sia rimasto intatto. Però è veramente pregno di. Ma che culo hai? Mannaggia. Io provo a buttarmi. Provo a buttarmi, non dico che. Non è stata l'idea che speravo. Ok, lo scrigno è aperto, lo scrigno è chiuso. Ok. Ciarpame. Ok. Ok, ciarpame. C'è da leggerla, sta descrizione. Non si apre da questo lato. Siamo in trappola, eh? Allora, inventario. Devo stare attento che non scendano, eh? Sono fortunatamente stupidelli. Inventario. A proposito, chiave della casa abbandonata. In passato a Majula venivano gettate le cose più terribili, ma ora è un luogo di ritrovo perché non sa dove andare. Questa ti fa pensare che Majula fosse un luogo, il portale veniva usato da qualcuno. Scusate, sto cercando il ciarpame. Che. Eccolo. I rifiuti di un uomo sono le ricchezze di un altro. Ma l'utilità è tutt'altra faccenda. Questo ciarpame non ne ha alcuna. Vedremo. Sapete che tutti sapete dove sto pensando di andare, ma vedremo in futuro. Tutto da solo. Cazzo, è quello pericoloso, non scherziamo. Ok, ragazzi,
Ci credete? Stiamo per proseguire. Stiamo davvero per proseguire. Mamma Mike, che hai fatto? Allora. E questo perché non ho ancora ricevuto i vostri commenti. E non so quanto possa turbarvi l'idea di vedermi ripetere queste aree. Amico mio. Bella lì. Ah, se ci fosse il danno amico. Opla. Allora, equipaggiamento, gemma vitale. Ok. Non si è ancora chiusa. Si è chiusa la porta dietro di noi. No, Mike. Hai sbagliato enormemente. Ok. Wow. Ok. Questo è un po' come il borgo dei non morti. Non c'è molto di cui parlare. Non vedo spunti di discussione abbastanza elevati, se non che questo posto si è costruito su delle radici piuttosto importanti. E per me questi silenzi. Pavimento bruciato? O solo sporco? Guardate come si muove lentamente il personaggio. Questa è grande animazione. Scudo due mani. Niente di veramente pericoloso. Mamma mia, gli eserciti. Ma... mannaggia. Sempre in pericolo, eh. Mannaggia. Ok, con più stamina sarebbe tutto talmente più facile. Va bene, tu fai il tuo giro stupido. Quello però ti frega con il raggio, effettivamente. Ok, va bene, fatto. Vediamo un po'. Ok. Sapete che non mi fido di nulla, vero? Melma aromatica, quella la vediamo a un falò. Quanto vorrei avere l'arco? Come lui. Mica è scemo. Attaccami. Tre attacchi di lancia, su. Tre attacchi. Hai paura di me? E il tuo amico? L'ho visto, eh? Una... ah, un po' di frecce di legno probabilmente, non credo sia una. Ok, stiamo per uscire all'esterno. Un posto che non sembra minimamente più sicuro, ma... ok. Stiamo però salendo verso... oh, complimenti! Verso l'alto della... il logo sul loro scudo. Sono... draghi... o viverne? Comunque dragoidi, perché hanno le ali. Che imbracciano delle spade. Sappiamo come funziona, no? Allora, siamo... perfetto. Siamo qui sopra. Ora, il dubbio è... se faccio questo... non va. Però... se faccio questo... vediamo, eh. Tanto lo so che...
Non mi arrendo per così poco. Un muro invisibile? Stiamo parlando di questo? Forse sì. Quali sono le aree più vicine? Quelle. Eh no, questa volta non si può. Però se non si può, perché devo scendere? Questi sono i due luoghi dove siamo già stati. Perché dovrei in qualche modo affrontare quell'enorme energumeno senza arco e frecce? La vostra idea magica è quella? Pare di sì. Pare di sì. Ah, bene, ragazzi. Se l'idea era di proseguire, lo stiamo facendo. Un po' a rilento, ma lo stiamo facendo. Dobbiamo migliorare il nostro equipaggiamento. Dark Souls è un RPG, e negli RPG la difficoltà si basa molto su ciò che hai indosso. Bene. Ci aspettano sfide tremendamente più dure e ardue di queste. E mi scuso, questo episodio è stato particolarmente tedioso, non ho dubbi. Però stiamo evitando di farmare, avete visto? Finché posso, lo voglio evitare. Alla prossima. Sei proprio brutto.